eccolo che arriva. Già, e tutti gli vanno dietro. È diventato troppo potente. Bisogna fare qualcosa per limitare la sua fama, altrimenti il nostro potere diminuirà. Con lei, signore. Occhio, bene. Sì. Vorremmo parlare con Gesù di Nazareth. Potreste farci di grazia il favore di farcelo conoscere? Sì. Siamo venuti da lontano, dalla Grecia, per conoscerlo. Abbiamo tanto sentito parlare di lui. Oh, André, ma chi sono venuti dalla Grecia? Hanno fatto tutta sta strada per conoscere il maestro. Filippo, stiamo diventando famosi con tuo papà. Allora che facciamo? Che gli diciamo? Signori greci, vediamo se il maestro vi può ricevere. Aspettate un attimo. Gesù! Gesù! Dimmi, Filippo. Caspita, Gesù si è diventato proprio famoso. Ti vogliono conoscere pure questi greci, quello dalla faccia quadrata. Hanno detto che hanno sentito tanto parlare di te. Ma quelli non sono manco della nostra religione. Che dobbiamo fare? Ti vogliamo concedere un'udienza? Lasciate che le folle vengano a me. Io sono venuto per tutti, affinché tutti credano. E vabbè, e allora noi ci diciamo che può ricevere. Il maestro vi può ricevere, accomodati sciocchi. Gesù, rimprovera i tuoi discepoli. Sono fastidiosi e rumorosi. E perché mai? Loro manifestano l'amore che hanno per me. Chi decide di seguire Cristo lo fa in nome di un amore più grande. Essi mi hanno seguito e sono diventati amici miei. E anche Dio, mio Padre, li ricompenserà nell'alto dei cieli. Adesso anche altri saranno aperti a me. Sono venuto, infatti, per donarmi a voi come il chicco di grano che muore, affinché si compia il disegno di Dio. Perché dici di essere come un chicco di grano? Che cada nella terra e che in essa muoia. Aprendosi e lasciando che da se stesso si generi il frutto. Io sono come voi.
ma so che è la volontà del Padre mio, perché l'umanità intera trovi la salvezza. E la mia fiducia in Lui è completa. Nessuno vi ama più di Gesù. Arrivederci.